Allora, e ora dei nuovi acquisti, ragazzi. Però prima di farvi vedere cosa ho preso, diciamo così, sia per pittura che non, vi voglio dire che ho ripetuto l'analisi in ospedale. Niente, le piastrine stanno risalendo, quindi va tutto bene, devo fare solo una visita di controllo il 2 di dicembre, quindi segnatevi questa data sul calendario, ragazzi, perché il 2 di dicembre alle 9 mi aspetta la favolosa visita di controllo. Comunque, detto questo, vi lascio al video. Allora, ovviamente se siete nuovi sul canale, non sapete che io frequento un corso di pittura e tra pochissimo riprenderemo, quindi ho dovuto prendere tantissime cose per pittura. Mi stavo proprio, voglio ripartire da zero, quindi ho preso oltre i colori anche i vari accessori. Allora, la spugna, questa spugna qui l'ho pagata 20 euro, solo questa, e non sto scherzando. Praticamente serve per creare tipo le sfumature. Vabbè, non so se mi sono spiegata. Quindi la mettiamo da parte. Poi ho preso i colori primari, quindi il giallo, il bianco, il nero, il rosso e il blu. E questi li avrò pagati un'altra ventina di euro. Cioè, non ciascuno 20 euro. Diciamo tutte e 5 20 euro. Diciamo. Poi, aspettate, fatemi rimettere questo dentro. Poi, ovviamente, ho preso anche queste spatole. Ho voluto prendere una piccola, una media e una grande, che servono appunto per stendere il colore e per creare anche delle sfumature. Poi, in un altro negozio, diciamo così, ho preso fogli ruvidi, perché ovviamente devo dipingere, noi dipingiamo su carta e quindi. Poi ho preso pennelli. Altri pennelli. Pennello grande, tipo da muratore, ma noi ci facciamo lo sfondo. Non chiedetemi perché, ma l'insegnante ama queste cose. Anzi, se sta guardando questo video, ma non penso perché io di solito attiro un pubblico molto giovane. Quindi, cioè, già, i miei coetanei già sono vecchi per il pubblico che mi segue. Quindi, figuriamoci. Però, se lei sta guardando questo video, la saluto. Poi, gessetti, che veramente l'insegnante chiama pastelli, però vabbè, io li chiamo gessetti uguale. Poi, un altro pennello grosso. Vediamo. Ah, ecco, ho ancora altri pennelli. Pennelli. Poi che c'ho? Questo non c'entra niente con pittura, lo ammetto. Praticamente questo per struccarmi. Ma più che altro diciamo che ogni tanto ci sta che uno ha qualche soldo in più vuole spendere. Anche perché ho detto, non è 30, sono il 31. Già ho speso un botto per la pittura. E tra parentesi tutto, solo la pittura mi è venuta a costare sugli 80 euro. Non mi guardate così. La colpa non è mia. L'insegnante che vuole roba professionale. No, vabbè, dai, scherzo. Cioè, alla fine, se è roba che serve, serve. Non è colpa di nessuno. Comunque, gli do questo per struccarmi. Così, tipo, arriva Natale. Per esempio, mi voglio truccare. Dopodiché mi strucco con questo.
Poi questo per sì, il fondotinta per il corruttore. Finire, ragazzi, questo favoloso smalto rosso fuoco adatto per il periodo di Natale. Perché in effetti a Natale, per entrare nel clima natalizio, ho deciso di farmi le unghie di rosso, sia quelle delle mani che quelle dei piedi. Quindi adesso sono viola perché siamo in autunno, però poi a Natale si entra più in un clima fantastico. Ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, come sempre, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, accendete quella cavolo di campanellina se non l'avete ancora fatto. E iscrivetevi al canale!